Il tema di questo webinar è Check-up per l'estero. Io sono Bernd Fass, Career Counselor per andare all'estero per conto di Aerocultura di Vicenza. In questo video vorrei spiegare le modalità per fare una autovalutazione se siamo a posto nella preparazione, nel pensiero, nella competenza, nell'esperienza per riuscire all'estero, per avere success, per portare a casa il successo di trovare lavoro, di trovare una vita dignitosa, un salario promettente. Tutto questo richiede anche una preparazione a casa, cioè un check-up. Prima di entrare negli elementi del check-up, vorrei dedicare un minuto agli errori principali che si fa pensando all'estero. Il più grave è improvvisarsi. In molti casi le opportunità ci sono all'estero. E io ho anche le competenze, le carte in regola, però se io improvviso la ricerca del lavoro, la scelta dell'università estera, io posso perdere un sacco di tempo, denaro e anche essere alla fine sconfitto perché non ho raggiunto i risultati sperati. Improvvisazione va insieme con una ignoranza del sistema straniero, perché è diverso di là. Anche se è un paese dell'Unione Europea, il funzionamento di un altro paese è diverso. Vuol dire se non so come funziona, rischio di fare errori. Uno dei errori è, per esempio, pensando che applicare la modalità di candidatura italiana con l'Europass in Olanda o in Danimarca. Questo non va perché loro, per la candidatura, hanno i loro modelli che sono diversi dal Europass. Altro errore è io non ho fatto bene i conti. Non mi sono chiarite le idee quanto costoso è la vita di là. Perché se io parto dall'Italia con il contratto firmato, non devo preoccuparmi, i soldi dopo un mese arrivano. Se però mi trasferisco per cercare lavoro, possono passare 2 mesi, 3 mesi prima che lo trovo. Vuol dire io devo avere un cuscinetto in banca sul conto corrente. Ultima dei principali errori è sottovalutiamo la concorrenza. Ci sono tantissimi annunci per la nostra professione, ma questo non vuol dire che non abbiamo concorrenti. Vuol dire che dobbiamo sempre puntare di soddisfare al massimo i requisiti richiesti. Non fare una candidatura in 5 minuti. Ogni candidatura è un biglietto da visita che deve essere curata. Bene, per evitare tutti questi errori serve il check-up perché ci dà una visione realistica del nostro desiderio. Questo realismo poi si traduce in un piano d'azione. E io so cosa devo fare. Vuol dire, torniamo all'inizio, di che cosa consiste il check-up? Abbiamo in fondo cinque ambiti principali. Uno è la mia situazione personale. Sono da solo, coppia o figli. Che competenze posso offrire? La qualifica, il diploma, la laurea,
l'esperienza. Terzo ambito da verificare, quanto so del paese, quanto so della mia professione nel paese straniero. Quarta cosa da verificare e come è la si mia situazione economica. Quanto tempo posso resistere senza dover avere entrata, vuol dire stipendio, oppure mi posso permettere di studiare all'università, perché anche qua una borsa non ce l'ho, però il costo della vita c'è sempre, anche se l'università, come in Germania, è gratuito. L'ultima cosa è la mia impostazione mentale. Allora, vediamo la situazione personale, come sono messo in quanto alla mia motivazione, agli obiettivi. Motivazione è alla fine facile da avere, perché io cerco l'estero per imparare, per diventare più forte nella professione. Io ho la sensazione che l'Italia è stretto, stretto, non è il mio paese. Io in Italia sono senza lavoro. Io prendo pochi soldi. Vuol dire di motivazioni sono veramente tanti. Importante è di capire ma quanto forte è questa motivazione, quanto importante è di guadagnare 20 o 30% in più con il lavoro, quanto importante è di sentirsi libero in una grande città in confronto a casa dove vivo in campagna. Perché la motivazione più forte è, più mi aiuta di reggere l'impatto con la realtà, che è sempre duro, perché se vado via da casa il quadro cambia e io devo affrontare tante sfide per le quali io non ho sempre le risposte pronte. Vuol dire, nonostante che non so cosa fare, nonostante che sono confuso, la motivazione deve spingermi di superare questa situazione di incertezza. La motivazione deve essere sostenuta dai obiettivi. Io devo pormi in questo processo verso l'estero dei obiettivi da raggiungere. Voglio più soldi. Se non il paese non mi offre più soldi, non è rilevante. Io voglio un primo impiego, perché l'Italia mi sta stretto, perché in Italia un primo impiego non c'è. Io finalmente voglio trovare il lavoro per il quale ho studiato. Voglio uscire dalla precarietà che ho a casa. Io voglio migliorare la mia vita. C'è troppo stress in Italia. Vuol dire, in un altro paese, trovato il lavoro, trovato l'appartamento, la qualità di vita dovrebbe essere meglio. Vuol dire, devo definire chiaramente obiettivi che voglio raggiungere con il trasferimento. Obiettivi si definisce all'inizio, però è anche work in progress. Più entriamo nel processo di trasferimento, più siamo in grado di definire gli obiettivi, step by step. E più dettagliato sono gli obiettivi, meglio è, perché l'obiettivo mi aiuta, perché mi dà una struttura nel mio fare. La motivazione è volatile, può cambiare. Se qualcosa va storto, la motivazione che pensavo
che è forte diventa debole, però gli obiettivi mi dicono chiaramente io devo andare avanti, devo riprovare per raggiungere il successo. Personale, situazione personale significa anche uomo, donna. Ci sono i paesi dove sul mercato del lavoro non c'è differenza in generale, però abbiamo sempre all'interno dell'azienda ancora i vecchi stereotipi che i maschi sono più bravi, che i maschi sono più veloci, eccetera, eccetera. Vuol dire, io devo anche nella ricerca prendere in considerazione se la mia posizione come maschio, come donna, sono forte nel contesto, perché ho già un certo handicap perché sono straniero, straniera. Poi può essere che c'è un handicap, tra virgolette, perché sono donna, di volta anche perché sono uomo. Poi se io sono diverse, vuol dire devo anche capire se l'azienda, se la società, il paese che ho in mente sono aperti per la mia diversità. Non tutti i paesi, lo leggiamo ogni giorno, permettono che una persona che è diverso, che si sente diverso, può avere le stesse chance di chi è maschio, di chi è femmina. Secondo grande campo da verificare nel check-up è la mia competenza. Di che cosa consiste la mia competenza? Prima, la mia formazione, il titolo di studio. Secondo, che competenze chiave ho? Terzo, ho esperienza. Che tipo di esperienza? E l'ultimo, naturalmente, il livello linguistico, perché per poter, diciamo, erogare la mia competenza, io devo essere in grado di comunicare la mia competenza. Competenza. Diamo un'occhiata alla formazione. Allora, il selezionatore cerca il filo rosso nella mia crescita. Perché questo corrisponde di più alla sua idea di una persona che ha sviluppato un ampio ventaglio di competenze, perché è partito dal liceo linguistico, ha scelto un percorso di lingue, poi ha lavorato in un ufficio import-export. Qui abbiamo il filone rosso. Vuol dire noi nella nostra formazione dobbiamo cercare di far vedere il filo rosso, che noi in fondo abbiamo già molti anni prima del mercato del lavoro, abbiamo già cercato di indirizzarci in quello che siamo oggi, perché questo significa noi abbiamo assimilato in profondità questo percorso professionale. Formazione significa anche devo capire bene quali sono le porte per entrare nel mercato del lavoro. Ogni paese è simile sul mercato del lavoro, però anche diverso. Diverso perché banche ci sono in Lussemburgo e in Germania. Però il Lussemburgo sono 500.000 abitanti, in Germania 83 milioni.
vuol dire solo in termini di offerta di posti nella banca, c'è grande diversità. In questo senso, devo capire dove sono i settori che sono rilevanti per la mia formazione. In più, anche che tipo di azienda è rilevante. Se io sono artigiano, io forse cerco l'azienda artigiana in Germania con 5 dipendenti. Ma in Germania e in Francia abbiamo aziende artigiane che hanno 150-200 dipendenti, che in Italia è una piccola industria. Devo capire esattamente quali sono le aziende, anche dal punto di vista della dimensione, la formazione. Devo anche sezionare, perché io ho un titolo di studio, ma dentro questo titolo di studio forse è nascosto una competenza forte. Una competenza forte e, per esempio, se ho fatto l'istituto tecnico e ho sviluppato con la scuola, fuori dalla scuola, una forte competenza nella programmazione. Nel diploma, nel titolo di diploma, non sempre si rispecchia quello che noi abbiamo come competenza forte. Vuol dire, questo può essere un surplus nel momento della candidatura. Formazione significa anche io devo capire, ma come sono messo con il teamwork, le mie capacità comunicative. Sono in grado di lavorare sotto scadenze? Vuol dire il lato dei soft skills, delle competenze trasversali, deve essere risposto nel curriculum. Però per questo prima devo analizzare le mie competenze. L'azienda cerca per primis la competenza professionale, l'esperienza professionale. Per secondo, sempre di più, cerca le competenze trasversali, le competenze chiave. Problem solving, self management, comunicazione, team working, lingua. Perché noi andiamo all'estero per cercare un'azienda con una visione moderna, avanzata, vuol dire quello che investe sui collaboratori. Guardando, analizzando le soft skills mie, vedono anche se io ho un potenziale di leader al posto di lavoro. Un potenziale da sviluppare in ottica di 2 o 3 anni per poi farmi avanzare in ruoli di responsabilità. Tutto questo è dentro il check-up delle mie competenze, perché l'azienda vuole avere chiarezza anche su questo. Passiamo all'esperienza. Ho già accennato il filo rosso. Nella formazione, ce l'abbiamo anche nell'esperienza. L'azienda, il selezionatore cerca se noi abbiamo costruito in modo controllato, guidato le nostre esperienze di lavoro. È chiaro, se siamo appena usciti da scuola o università, questo discorso non vale. Sto parlando di una persona che qualche anno ha lavorato. E l'azienda, il selezionatore cerca in che modo le nostre varie attività sono collegate. Vuol dire se hanno il filo rosso e una esperienza perfetta negli occhi del selezionatore. Se abbiamo fatto altre esperienze, tipo volontariato, sport, eccetera, questi sono di supporto. Perché dicono qualcosa su di noi in quanto a
impegnarci in quanto a prendere responsabilità per me o per altri, di non aver paura di sporcarsi le mani. Vuol dire questo completa la parte principale, quello che sono le esperienze collegate con il mio iter formativo. L'azienda cerca la persona che sa comunicare nella loro lingua, comunicare nella lingua che richiede l'azienda. Vuol dire il nostro, in fondo, obbligo è di presentarsi con il livello più alto possibile della lingua. Dipende naturalmente dalla menzione. Se io faccio il falegname, un livello B1 della loro lingua è sufficiente. Se faccio la commessa, in un negozio di abbigliamento io devo avere la fluency, il C1. Se io ho una mansione d'ufficio, io devo avere la fluency. Se vado a lavorare in una casa di riposo, un B1 può essere sufficiente. Se sono laureato, devo essere fluente. Vuol dire dipende sempre dalla mia situazione. Fatto è che il selezionatore, come l'università, perché l'università straniera mi accetta solo se ho la fluency. Vuol dire loro guardano se io sono in grado di assorbire le conoscenze trasmesse nel caso dell'università o se sono in grado di lavorare con i colleghi, seguire gli ordini del capo. Altro momento principale del check-up è la mia conoscenza del paese e delle attività. Questo è di nuovo sottodiviso in vari momenti, come conoscenza del mercato del lavoro, dell'università straniera, quale tradizione, storia hanno, come funziona il paese, come è la candidatura. Così sono vari momenti da analizzare, alcuni voglio approfondire, iniziando con la conoscenza del mondo del lavoro. Allora, se io sono davanti alla questione, voglio trasferirmi e cercare lavoro, io devo scegliere un paese che ha bisogno di me. Vuol dire io devo conoscere il mercato del lavoro in generale. Adesso in Europa, oggi, la situazione è in tanti paesi positivi. Potremmo anche dire, ok, Irlanda, Svezia, Germania, Polonia, tutti questi hanno un tasso di disoccupazione di intorno al 4-5%. Però questo è il dato generale, io devo anche guardare quello specifico per me. Se io sono interessato a iniziare con un lavoro qualsiasi, questo oggi in tanti paesi si trova. Trovare quello collegato con la formazione richiede, anche in un paese che ha un basso livello di disoccupazione, richiede tempo. Vuol dire io devo informarmi come è la situazione nel mio settore come impiegato d'ufficio, come laureato in chimica, come panettiere. Devo capire dove si trovano gli annunci. Ogni paese, anche il piccolo Lussemburgo, ha portali di lavoro vari. A Lussemburgo non abbiamo problemi di seguirli perché sono pochi.
In Germania però parliamo di centinaia di portali con annunci di lavoro, vuol dire che dobbiamo fare una scrematura. Li devo trovare quelli migliori. Idealmente trovo dei portali di lavoro specificamente per la mia professione. Ci sono sempre di più le fiere del lavoro dove le aziende si presentano, dove anche passando io posso fare una chiacchierata con la risorsa umana dell'azienda. Sempre più fiere sono virtuali, vuol dire faccio tutto da casa, dal computer. Ci sono fiere del lavoro specifiche per la mia professione. È una delle tante questioni che nella fase di preparazione, nella fase del check-up, io verifico. Come naturalmente io devo capire, ma che contratti hanno? Cosa vuol dire per loro un contratto a tempo determinato, tempo indeterminato? Cosa è un contratto di apprendistato? Periodo di prova? Io devo informarmi su questo perché la legislazione sui contratti di lavoro è nazionale, non c'è niente europeo. Devo capire cosa vuol dire retribuzione lorda e netta. Quanto mi rimane alla fine? Perché se guardiamo la Svizzera, abbiamo una retribuzione lorda di tutti gli stipendiati che è oltre 7.000 euro, vuol dire un livello molto alto, però questo è solo lordo, io devo capire quanto mi rimane poi in tasca, perché su questo io poi posso fare i conti in quanto a 2.000 franchi svizzeri per il bicamere. Su la pizza per 25 a 30 franchi svizzeri, vuol dire con un costo della vita molto più alto che in Italia. Devo anche capire un po' il paese dal punto di vista usi, costumi, storia. Perché lunedì mattina i maschi parlano in ufficio del calcio. Se non voglio essere escluso, mi do una infarinatura generale. Come è organizzato il calcio professionista in questo paese? Quali sono le squadre più importanti? La città dove abito ha una forte squadra di calcio? Oppure forse hanno un altro sport? Le donne forse parlano di sport, ma non di calcio. Quali sono gli sport che le donne in questo paese fanno? Ho bisogno di conoscere un po' il paese per avere materiali per lo small talk. Quello della pausa caffè, quello della pausa pranzo, dove non possiamo sempre parlare del lavoro. Parliamo dei nostri interessi, delle nostre cose private, vuol dire se io non so come funziona questo paese, che preferenza ha, eccetera, io mi sento sempre escluso. Che naturalmente non facilita l'integrazione in ufficio, ma non facilita neanche l'integrazione dove abito. Importante anche. E questo per non spendere inutilmente soldi o perdere tempo, che mi informo se il trasporto pubblico ha dei sconti. In Germania adesso con 49 euro si può viaggiare con tutti i mezzi regionali in tutta la Germania. Non quello a lunga distanza, si deve prendere i regionali, i locali, però per quanto 49 euro non mi devo più preoccupare di niente. In Svizzera hanno tutti i treni compreso in un abbonamento annuale.
Questo significa invece di fare singolarmente il biglietto, io mi faccio l'abbonamento e ho un bel risparmio di soldi. Abbigliamento di lavoro, come sono i requisiti? Devo arrivare in vestito, gonna, camicia bianca, cravatta. Tutto questo devo capirlo prima perché chiaramente da questo dipende anche cosa metto in valigia. Altrimenti io devo spendere all'inizio un bel po' di soldi per comprarmi le cose sul posto. E visto che l'armadio a casa è già pieno, io dovrei portarmelo all'estero. Candidatura significa io mi candido secondo i loro standard. Lo standard, per esempio, di solito non conosce la tabella dell'autovalutazione linguistica dell'Europass. È molto più semplice, io indico solo se io sono madrelingua fluente, buono, posso oggi anche mettere le sigle, il quadro europeo delle lingue B1, B2, C1, è sufficiente, non devo utilizzare la tabella. Vuol dire io devo capire se è richiesto una fototessera da mettere sul CV. Oppure se addirittura non è desiderato di vedere la fototessera. In Inghilterra si fa senza fototessera, in Germania deve essere messa sempre la fototessera. Vuol dire io devo, una volta deciso che paese voglio approdare, io devo capire anche la specificità della candidatura in questo mercato del lavoro. Ricordiamoci poi che oggi il primo contatto diretto, l'azienda, ma anche l'università, se deve scegliere uno studente di specializzazione. Tutto oggi il primo livello è virtuale. Vuol dire io devo prepararmi adeguatamente a un colloquio in non presenza diretta. Significa devo preparare la scena dietro di me, devo vestirmi adeguatamente, devo preparare domande. Tutto quello per poter fare una ottima figura durante il colloquio virtuale. Se questo va bene, arriva l'invito per un colloquio in presenza. Check-up significa anche io verifico, ma in che tempi la mia voglia di trasferirmi è realizzabile. Se io ho una professione manuale, se sono artigiano, il lavoro potrebbe essere fattibile in Danimarca, in Olanda, entro 2 a 4 settimane. Se io sono personale d'ufficio, i tempi sono di 3 mesi, come lo sono minimo per chi è laureato. Ogni settore, ogni qualifica ha tempi diversi. Se, diciamo, in Austria vanno avanti a ordinare tanto online, Amazon e tutti gli altri cercano in continuazione personale. Vuol dire io mi presento. 2 giorni dopo sono già dietro il volante del furgoncino. Devo capire perché se so i tempi di inserimenti circa,
Io sono in grado di fare la mia pianificazione. So per quanto tempo io devo prendere un alloggio provvisorio, diciamo, tipo pensione, oppure per quanto tempo io prenoto tramite Airbnb o Booking la stanza in un appartamento. Tutto questo dipende se so quanto tempo devo aspettare per essere dentro. Importante è di avere una chiara visione dei costi. Ho detto prima, dobbiamo capire quanti soldi possiamo guadagnare e quanti soldi netti ci rimangono in tasca. Però dobbiamo anche capire quanto spese ci affrontano. Vuol dire relativamente semplice con i siti che ci sono. Per esempio, c'è Numbio.com, inseriamo una città, poi vengono fuori tanti, tanti prezzi di prodotti quotidiani, dal litro di latte al chilo di patate, la pizza in ristorante, il costo del taxi del cinema, affitto in centro, in prima periferia. Vuol dire io posso avere un quadro approssimativo molto bene e molto veloce per varie destinazioni. Check up significa anche di analizzare le mie reti di contatto a partire dalla famiglia. C'è qualche zio o qualche zia che lavora, che vive nel paese dove voglio andare. Abbiamo cugini di terzo grado di là, amici, amici all'estero, amici di amici all'estero e così via. Quanta rete ce l'abbiamo? Abbiamo fatto l'Erasmus all'università estera, tipo a Porto. Lì c'erano tanti altri Erasmus di vari paesi. Questi del paese dove voglio andare, forse mi possono dare una mano nell'inserimento. Forse hanno anche un divano libero per 10 giorni, punto di partenza, non spendo niente. Reti significa mettere in moto altri per raggiungere il proprio obiettivo. Reti possiamo trovare anche su siti, su gruppi Facebook. Se guardiamo per esempio Parigi, abbiamo parecchi siti gestiti da italiani che hanno anche un forum dove posso anche postare delle domande, dove trovo risposte alla mia esigenza, al mio quesito. Sono veramente tante le strade che posso utilizzare per a conoscere al mondo il mio desiderio di trasferirmi. Naturalmente anche i business media, vuol dire per primis LinkedIn. Avere un profilo su LinkedIn significa essere presente per tanti selezionatori, perché loro vanno a controllare la mia persona, il mio profilo, la mia personalità, le mie idee su Facebook, Instagram, oggi forse anche TikTok, ma per primis LinkedIn. Vuol dire un profilo LinkedIn è molto consigliato. Naturalmente, qui non mi fermo tanto, dobbiamo verificare la nostra documentazione, passaporto, carta d'identità, patente, è tutto valido, non ci sono restrizioni nella destinazione, eccetera. Ricordiamoci di copiare tutto e di mettere il file nel cloud, così anche quando lo perdiamo, è sempre tutto accessibile.
Dobbiamo verificare bene il nostro intento dal punto di vista della logistica, ma come si arriva, come si trova alloggio, servono assicurazioni aggiuntive a quello che ho, il mio mezzo di pagamento, il bancomat, è accettato in quel paese? In Europa sì, però oltre il bancomat non funziona. Vuol dire devo verificare lì con la banca cosa fare. Sono tanti, tanti punti, sembrano tantissimi, alla fine sono tanti, ma non tantissimi, richiedono tempo. Però il tempo dobbiamo prenderci, perché quello che noi vogliamo fare è un cambio totale della nostra vita. E questo deve essere preparato bene. Il check-up è il modo giusto per vivere il trasferimento in modo sereno, non dovendo vivere dei traumi in azienda, in alloggio, nella vita quotidiana. E anche di avere la situazione sempre sotto controllo. Perché questo significa io posso aggiustare per migliorare in ogni momento. Quando non ho sotto controllo la situazione, è difficile di migliorare. Una buona preparazione, un buon check-up significa io controllo il mio trasferimento e sono in grado di raggiungere gli obiettivi previsti e anche quelli che nascono durante il percorso. La Career Academy ogni settimana offre vari webinar su estero, ma anche tanto sull'Italia, sulle soft skills, sulla donna e il lavoro, lo stage all'estero. Abbiamo sul nostro sito anche tanti altri strumenti a partire da articoli dei nostri esperti su vari settori della carriera su YouTube. Abbiamo circa 100 video dei nostri webinar. Ci sono i podcast di 4 minuti, un assaggio, una idea per la carriera. Fatto un salto www.aerocultura.it per verificare tutte le belle cose che la Career Academy ha messo in giro. Grazie per l'attenzione. Alla prossima.